tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ ed oggi siccome sabato siamo in un nuovo vlog. L'altro, lo scorso sabato non è uscito il vlog, il tasso di suicidi in Italia è aumentato del 14%, questo è un dato Istat. Sono così contento che siate così condizionati dal fatto che debba uscire il video, però sti cazzi. Come al solito devi partire con la fanata della settimana, che questa settimana è stata vinta da Aurora che ha fatto un disegno figo. Ma direi di passare alle news ragazzi, perché ci sono cose importantissime. La prima sconvolgerà la vostra esistenza. Questa settimana ragazzi ho fatto un video su Just Dance. Per chi non l'avesse visto non si è perso niente. Dai, aspetti. Ubisoft mi ha regalato dei gadget di Just Dance, tra cui questo. Un bastone per i selfie, che l'utilità nel mio caso è semplicemente quello di infilarmelo nel culo. Ho provato a usarlo. Oh mio Dio, c'ho il bastone di selfie. M'hanno regalato, oddio, m'hanno regalato un bastone per i selfie. Ma che cazzo me ne faccio di un bastone? Me lo infilo nel culo. Non so che cosa cazzo possa c'entrare con Just Dance, però adesso che ci penso potrebbe essere utile a qualcosa. Ehi tu, sì, proprio tu. Ma non ti sei accorto che hai finito la carta igienica? Avere il culo sporco di merda e non avere la carta igienica per pulirsi è un problema comune al giorno d'oggi, quindi tranquillizzati. La carta igienica è troppo lontana? Non chiamare tua madre che ti vedrà col culo sporco. Usa questo. I giorni in cui trotterellavi nel bagno col culo sporco sono finiti. Bastone dei selfie Just Dance è tutto ciò che ti serve dalla vita. Durante la settimana sono andato anche a Treviso, ho fatto un raduno a Treviso e ho notato che la capezzolomania, perché i miei fan sono ossessionati dai miei capezzoli, perché tutti vorrebbero leccarmi il capezzolo. Come ultima, mica quante news ho detto, perché poi non sono news, sono stronzate. Ma quando mai ho detto qualcosa di serio in vita mia? Voglio aggiungere un qualcosa di nuovo da fare nei vlog, che mi è piaciuto un casino, perché durante la settimana ho fatto un video che si intitola "Tu cosa faresti?" ed è un videogame, ragazzi, che ti offre la possibilità di scegliere tra due opzioni. Quindi ragazzi, questo è il primo vlog dove faccio il primo "Tu cosa faresti?". La proposta di oggi è: non morirai mai di malattia, ma se accetti avrai una zanzara che ti pungerà la gamba per il resto della tua vita. Ebola, prendimi, sono tuo. Puoi avere l'abilità di camminare attraverso i muri, ma i tuoi vestiti non verrebbero con te. Immagino già io che esco da un muro di un mercatino in Piazza Duomo senza un cazzo addosso. Bellissimo, milioni di views. Sì zio, assolutamente. Puoi mangiare qualsiasi cosa vuoi e non diventare ciccione. Questo già ce l'ho, cioè già di mio, e non so qual è il contro. Non potrei mai più parlare al stesso posto. Io che posso parlare alla gnocca, posso anche mangiare e non ingrassare. Ragazzi, questo era un assaggio per farvi capire più o meno di cosa si tratta. Io passerei la giornata a cliccare il bottone a caso, perché mi diverto come un bambino. E parlando appunto di Favi Risponde, passiamo al Favi Risponde. Una cosa nuova che non ho mai fatto in vita mia. La prima domanda arriva da Alexandro Dumea. Favi Risponde, da dove viene FaviJ TV? Il concetto di TV è collegato al telecomando, nel senso che io ogni volta che concludo il video faccio così e poi si conclude. No, no, ma stavo scherzando, cioè adesso non... Vaffanculo. Per questo TV. Ho avuto una fantasia che minchia zio, spostati. Elio Camarazza, ma il tuo cantante preferito non è Martin Garrison? Te prego, sì. No. Hamid, fai la parodia del video di Belen delle tette. Vabbè. Mi sono coperta per voi. Vi si va bene? O preferite così? Viva le tette! Mi sono coperta per voi. Così va bene? O preferite così? E la Madonna! Viva le tete! Mazza che gnocca! Cosa sto facendo della mia vita? Domenico Grosso, sai che non puoi bloccare Mark Zuckerberg su Facebook? Ma sei serio? Che cazzo ho scritto? Ma vaffanculo! Ma chi cazzo ti credi di essere? Fondatore di Facebook? Oddio. Chi cazzo è? Chi è? Ma no! I tuoi capelli in confronto ai miei non... Hai vinto. Ti cedo la vittoria. Anch'io faccio la doccia così. Non ti fare il figo. No, no, non ti fare il figo. Non ti chiamo. Non ti chiamo, zio.
Cazzo ridi, non ti viene, è contento. Ma comunque, della tastiera che perde tasti, se avevi fame chiamavi tua nonna. Cosa cazzo vuol dire? Vabbè ragazzi, credo che le domande su quelle del bottone siano più fighe di quelle che mi fate. Però siccome voglio fare un qualcosa di spericolato tra virgolette, scrivetemi al posto delle domande stavolta delle sfide. Non che siano tipo mangiati lo yogurt a testa in giù, che mi fanno schifo. Roba un po' più carina, tipo la scenetta quella del cesso. E per concludere ragazzi, la favi domanda di oggi è ispirata a questa. Abbiamo trovato l'utilità del bastone dei selfie. No ragazzi, se vedete qualcuno col bastone dei selfie in giro, prendeteglielo, allungateglielo e il resto lo sapete da voi. Io non è che mo discrimino le persone che utilizzano il bastone dei selfie, ma ci mancherebbe altro. Io le prendo proprio ammazzate. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, mi piace, anche la pagina di Facebook e come nei video tratta nella descrizione. Se non siete iscritti, ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Dai, aspetti! Io non so più cosa. Oddio! No. Ma si può mettere su YouTube sta roba? Ce la tolgono! È finita! È un porno questo! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ ed oggi siccome sabato siamo in un nuovo vlog. L'altro scorso sabato non è uscito il vlog, il tasso di suicidi in Italia è aumentato del 14%, questo è un dato Istat. Sono così contento che siate così condizionati dal fatto che debba uscire il video, però sti cazzi. Come al solito devi partire con la fanata della settimana, che questa settimana è stata vinta da Aurora che ha fatto un disegno figo. Ma direi di passare alle news ragazzi, perché ci sono cose importantissime. La prima sconvolgerà la vostra esistenza. Questa settimana ragazzi ho fatto un video su Just Dance. Per chi non l'avesse visto non si è perso niente. Dai, aspetti. Ubisoft mi ha regalato dei gadget di Just Dance, tra cui questo. Un bastone per i selfie, che l'utilità nel mio caso è semplicemente quello di infilarmelo nel culo. Ho provato a usarlo. Oh mio Dio! C'ho il bastone di selfie! M'hanno regalato... Oddio! M'hanno regalato un bastone per i selfie! Ma che cazzo me ne faccio di un bastone? Me lo infilo nel culo. Non so che cosa cazzo possa c'entrare con Just Dance, però adesso che ci penso potrebbe essere utile a qualcosa.